Salve a tutti, sono Gianluca Landi e vediamo oggi un tema di grande attualità. Perché Betfair sospende i mercati nel betting exchange e non è possibile fare nulla. Lo vedremo tra breve, a breve, con l'ausilio di una diapositiva che ho fatto per voi. Come vi sarete accorti, ieri sera nella partita dell'Atalanta, Betfair ha sospeso i mercati per tanti minuti e non era possibile fare nulla. In questi ultimi mesi, da quando è iniziato il campionato, questa pratica di sospensione dei mercati senza nessun tipo di motivazione è cresciuta enormemente e per diversi minuti, a volte 1-2 minuti, a volte addirittura 5-10 minuti, non è possibile assolutamente fare nulla perché tutti i mercati sono bloccati. Vediamo subito il perché Betfair sospende i mercati. Allora, Betfair può sospendere i mercati nel betting exchange per una serie di motivazioni. Questi, tra virgolette, sono da contratto, ovvero quando voi aprite un conto con una piattaforma di betting exchange o un bookmaker, ok, voi accettate questa regolamentazione. Allora, Betfair può sospendere i mercati perché c'è stato un gol. Quindi c'è un gol. C'è un cambiamento di quote, alcuni mercati vengono chiusi e pagati, per esempio i mercati dell'overcorrente, quindi Betfair sospende il mercato e poi eventualmente lo chiude e lo paga. Perché c'è stato un cartellino rosso? Se c'è un cartellino rosso, ovviamente le quote di una squadra, di quella che è rimasta in 10, salgono notevolmente, della squadra che invece in 11 scendono, come per esempio è successo ieri all'Atalanta. C'è l'arbitro che è incerto, c'è stato un fallo, oppure l'arbitro sta ascoltando la sala VAR o c'è stato il VAR, c'è quindi un episodio che non si sa come possa essere concluso, se con un cartellino rosso, se con un penalty. Allora, in quel caso, l'operatore di Betfair sospende il mercato. Altra motivazione che diciamo che dovrebbe essere, diciamo, nella quasi totalità dei casi, questa assenza di segnale video da parte di Betfair. Come sapete, o immagino in parte voi possiate sapere, per le partite principali, quelle di cartello delle serie principali, c'è un operatore davanti a un monitor che vede la partita e sospende il mercato. Se c'è una di quelle situazioni che ho descritto nei punti precedenti. Se lui sta vedendo la partita e non ha segnale, quindi non può capire, non può vedere cosa sta succedendo, allora lui sospende il mercato sino a quando non ritornano le immagini e si può rendere conto, quindi l'operatore, di cosa sta succedendo. Questo, ripeto, succede con le partite di cartello, perché nelle partite secondarie c'è un sistema automatico. Vi sarete resi conto di questa situazione quando c'è un sistema automatico che sospende e quando c'è un operatore. Quando c'è un sistema automatico, vedete che c'è un gol, c'è un cartellino, il mercato viene sospeso e subito riaperto dopo pochissimi secondi. Se invece c'è un operatore, il mercato rimane chiuso e sospeso per un tempo indefinito, può essere qualche secondo, 20-30 secondi o qualche minuto. Oppure quando sono in area di rigore, una squadra in area tira e tira, prende un palo, oppure anche in area di rigore sospende il mercato. Questo ovviamente perché mettono degli operatori che sono completamente inadeguati, non sanno assolutissimamente nulla neanche di come è fatto, di come si gioca al calcio, quindi quando loro vedono qualcosa che va in area sospendono il mercato. Ma questo non dovrebbe essere. Mentre invece per i bookmaker sì, perché il bookmaker cosa fa? Il bookmaker, se voi prendete una quota alta perché stanno tirando in area di rigore oppure negli ultimi minuti, lui rimette i soldi di tasca propria e quindi il bookmaker invece può sospendere anche, diciamo, il mercato in condizioni che non sono quelle descritte in precedenza. Invece l'exchange, no, la piattaforma di betting exchange può chiuderla solamente per queste motivazioni. Cosa possiamo fare noi quando i mercati sono sospesi? Assolutissimamente nulla. Possiamo solamente aspettare che Betfair riapra i mercati. Se siamo in una posizione importante dentro, allora dobbiamo andare su un altro bookmaker o un'altra piattaforma di betting exchange per coprire la nostra esposizione.
È per questo motivo che continuo a ribadire che bisogna stare sul mercato con solamente col proprio stake, oppure addirittura con metà stake perché ci sta, mai e poi mai andare molto oltre il proprio stake, massimo due stake in determinate situazioni, perché se, ripeto, Betfair sospende il mercato, noi non possiamo fare assolutissimamente nulla. Nel passato c'è stata una persona che ha fatto delle truffe sulla gestione dei conti proprio sfruttando il fatto che Betfair sospendeva i mercati e quindi lui non perdeva direttamente, lui, insomma, a detta sua, i soldi, ma era la sospensione di Betfair che sospendeva i mercati e quindi lui era dentro, rimaneva chiuso nel mercato e non poteva fare nulla. Lasciando stare, diciamo, questa spiacevole situazione, e quindi mi auguro che voi abbiate capito il perché ci sono i mercati sospesi in Betfair. In questo ultimo periodo sono aumentati notevolmente rispetto all'anno precedente. Da contratto non possiamo fare nulla, non possiamo essere rimborsati nella maniera più assoluta dei soldi che perdiamo per una sospensione, anche se causata da nessun tipo di motivo. E questa situazione, soprattutto delle sospensioni, viene fuori quando l'arbitro, c'è il VAR. Si va al VAR, poi non succede nulla, riaprono il mercato e l'operatore si sarà distratto, si starà bevendo qualcosa, sarà andato al telefono, sarà andato in bagno, non lo so, e lì a volte il mercato rimane chiuso per 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti, via dicendo. E questa cosa non dovrebbe e non deve e non dovrebbe assolutamente succedere perché in tanti di noi possiamo rimanere dentro e perdere dei soldi. Mi ricordo per quanto mi riguarda l'episodio più eclatante, 2 anni fa, proprio con l'Atalanta, ero dentro facendo scalpi in primo tempo con circa 600 euro in una posizione e senza motivazione, senza proprio niente, sospendono i mercati per più di circa 15 minuti, io sono rimasto dentro al mercato, aspettavo, aspettavo, fa gol la squadra con cui giocava l'Atalanta contro, fa gol, appena appena fa gol, riaprono il mercato e io sono rimasto dentro, ho perso 600 euro, non ho potuto richiedere nessun tipo di rimborso, niente di niente, solamente imprecando contro quell'operatore che probabilmente aveva sospeso il mercato col VAR e distratto, non ha pensato di riaprirlo, l'ha riaperto solamente quando c'è stato il gol. Quindi mi raccomando, usate sempre il vostro money management, questa situazione fa parte delle perdite dello sport trader. Esempio, quando uno ha, non so, uno fa il rappresentante a una macchina per muoversi, si rompe la macchina, si buca le gomme, questo devi riparare per poter ripartire, questo fa parte, diciamo, degli inconvenienti e delle spese che possono venire fuori per questa tipologia di lavoro. Per quanto riguarda lo sport trader, ecco, questa è una perdita che non dipende da noi, può venire fuori, non possiamo farci nulla e la dobbiamo mettere in conto nell'operatività durante l'anno. Mi auguro che abbiate capito quindi come funzionano le sospensioni. State molto molto attenti a non entrare con più del vostro stake e soprattutto in quest'ultimo periodo ponete molta attenzione perché questa pratica della sospensione sta accadendo molto molto spesso. Ciao a tutti da Gianluca Landi.